sempre ospiti di Mesagni TV e quindi sempre grazie a Carlo De Mattesi. Nostro ospite è il consigliere regionale Mauro Mizzino, che ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie a Carlo per l'ospitalità e al professore. Bene, allora, Mauro Mizzino nelle scorse settimane ormai ha riconfermato la sua volontà di continuare ad impegnarsi per il territorio, ossia ha ufficializzato la sua ricandidatura. Mauro, perché hai deciso di continuare? Allora, diciamo che non ho deciso da solo di continuare questa esperienza politica. Questa esperienza è nata con un gruppo, si è portata avanti sempre con lo stesso gruppo, oggi ancora più preparato di prima ed in campo al 100% essendo l'amministrazione oggi, l'amministrazione Matarrelli. E quindi insieme abbiamo deciso di continuare, ma devo dirti che non è stata una decisione solo con gli amici di Mesagne, ma ci sono stati una serie di amici amministratori del paese limitrofi a Mesagne che mi hanno sostenuto questa scelta. E quindi non potevi sottrarti, naturalmente, con Michele Emiliano, con le due assolutamente sì. Uscente, no? La mia storia politica, che come sai è breve ed è iniziata con lui, continuerà sulla stessa linea. Sono passati 5 anni allora, Mauro, se non ci fosse stato il coronavirus avremmo già votato. Che esperienza è stata? 5 anni che sono volati. Sì. È stata un'esperienza ovviamente bellissima, essere utile alle comunità che appartengono alla provincia di Brindisi è stato sicuramente un'esperienza molto stimolante. Io ovviamente l'ho vissuto al 100% sacrificando poi anche altre cose, ma la voglia di fare bene e i riscontri avuti poi appunto con i cittadini che ho incontrato e che incontro tutti i giorni mi hanno stimolato a fare sempre di più e sempre meglio. Ci sono stati dei momenti in cui hai avuto magari un appannamento, un po' di scoramento, magari mi sei detto ma chi me l'ha fatto fare, stavo meglio a Mesagne, stavo meglio con la famiglia, con gli amici? Ovviamente i momenti di scoramento ci sono. Ci sono perché magari su alcune aspettative che tu hai creato, su determinate cose, sono venute meno e quindi non hai potuto magari accontentare la cittadinanza su cose che erano anche importanti e che, su cui tu avevi anche magari lottato, però non tutti gli obiettivi ovviamente sono raggiungibili, anche se uno ci mette il massimo dell'impegno, però non sempre si riesce a portare a casa il risultato. Questo può determinare in quel frangente uno scoramento, ma tanti sono stati i risultati che abbiamo portato e quindi l'entusiasmo poi superava ovviamente quel momento di appannamento. Certo che la tua vita è cambiata radicalmente, cioè le partite di calcio per il quale tu eri un grande appassionato, da quanti tempi? Lo sono ancora. Lo sei ancora? Rimango sempre appassionato di calcio e a calcetto ovviamente quando posso gioco, quando vengo invitato anche ed sono disponibile perché non impegni ovviamente per la funzione che oggi ricopro, gioco e mi diverto anche, devo dire che anche con un po' di chili in più, però ancora dico la mia nel campo, però ripeto, i momenti di svago sono veramente pochi. Senti, ti voglio fare una domanda cattiva, altrimenti non sarei più novessi naturalmente, no? Quindi tu 5 anni fa lavoravi al CUP, timbravi le ricette degli utenti, dopodiché ti sei trovato a fare il consigliere regionale, cioè un salto proprio notevole, triplo, forse hai rischiato pure di romperti qualche gamba. Sì, è stato un bel salto, è stato un bel salto, diciamo che è stata un'avventura che è nata così, non dico per caso, perché nulla viene per caso, però diciamo che è stata un'idea lungimirante, direi io, oggi ovviamente, ieri magari avrei detto altro, ma oggi alla luce dei risultati diciamo che è stata un'idea lungimirante del sindaco, dell'attuale sindaco Tonio Matarrelli e di mio padre che hanno scommesso su di me e quindi abbiamo avuto questa possibilità di dimostrare quello che possiamo fare all'interno delle istituzioni. Io credo che abbiamo fatto un buon lavoro, vogliamo continuare su questo lavoro. Poi ne parliamo del lavoro, certo, che hai fatto. E questo è il motivo che mi ha spinto anche a ricandidarmi alle prossime elezioni regionali. No, dicevo che hai avuto alle spalle Tony Matarrelli, Papà Gino,
no? Ecco, però tu non è che provenivi da un'esperienza politica fatta nei partiti, eccetera. Dove stavi? Sei uscito dal cilindro? No. Diciamo che dipende dai punti di vista. Se noi immaginiamo la politica come servizio alla cittadinanza, allora io posso dire che la mia famiglia fa politica da una vita. E per questo forse tu sei cresciuto, esatto, pane e latte e sindacato di dare a prima. Benissimo, mattina. Benissimo, è assolutamente questo. Ovviamente sono partito dal basso, prendevo i manifesti di mio padre quando lui era candidato alle competizioni elettorali, però sono sempre stato all'interno, insomma, di questi diciamo momenti di politica attiva, e quindi appunto ho masticato politica da piccolo. E la passione c'è. Che la politica poi con quella con la gente, con i bisogni delle. Senti, ma che stai più dentro nella politica? Come la vedi questa politica? Come la leggi? Oggi l'hai conosciuta davvero la politica, no? Assolutamente sì, ho conosciuto la politica a livelli alti, perché io devo dire che ho avuto la fortuna di lavorare con dei colleghi preparati che mi hanno insegnato molto, perché come tu sai io non ero mai stato nelle istituzioni, quindi loro hanno aiutato me ad andare avanti, mi hanno dato dei consigli. Oggi ovviamente mi sento molto più maturo e in grado di affrontare quel campo, che è un campo difficile, non è un campo semplice. La politica, se fatta appunto al servizio dei cittadini, è la politica buona, la politica che funziona. Se fatto per interessi privati, allora diventa tutta. Senti Mauro, qual è stato, ti chiedevo se hai avuto momenti di scoramento durante questa legislatura, ma ci sono stati momenti al di là di quando sei stato eletto o sei stato nominato presidente della quinta commissione, una presidenza molto importante, quella dell'ambiente? Ora, il momento più bello di, guarda, questi 5 anni, qual è stato? Ci sono stati tanti momenti belli, la soddisfazione ad esempio di poter votare leggi che modificavano appunto la vita dei cittadini pugliesi, quello è un momento esaltante. Devo dirti che anche parlando fra di noi consiglieri ci rendiamo conto di aver reso un servizio utile alla regione. Tornando a raccontiamo un episodio particolare. Un episodio che è sull'ultimo che è successo. Noi avevamo in commissione, noi, ma veniva già da anni precedenti di amministrazioni, un disegno di legge sulla costituzione del parco regionale di Costa Ripagnola. Sì, l'ho sentito in TV a TG. Un parco regionale che da 24 anni aspettava di essere approvato. Bene, questa legislatura l'abbiamo approvato. La soddisfazione è stata quella di ricevere in conferenza dei presidenti l'altra mattina i complimenti del presidente Mario Loizzo, del presidente del Consiglio regionale. Consiglio regionale. Che mi faceva i complimenti per come avevo gestito, perché lì era nato un contrasto tra la regione e il comune. Sì. Io li ho rimessi insieme, ho costruito chiaramente un'unione tra la regione e il comune, anche perché senza il comune chi doveva gestire il parco? E quindi abbiamo sanato questa cosa e approvato la legge. Senti Mauro, dunque, 5 anni fa vincesti sul filo di lana battendo Domenico Tanzarella, se non vado errato, il sindaco di Ostuni. Come saranno queste elezioni? La tua estate non ci sarà, tu sarai impegnatissimo, perché si voterà a settembre, il 14, il 15, se non vado errato, no? Sì. Oh, il 20 e il 21 settembre. 20 e 21, chi è che temi di più questa volta? No, io ho grande rispetto per tutti, gioco la mia partita senza pensare agli altri ovviamente. Io sono pronto, mi sento pronto, siamo pronti, perché noi siamo una squadra. La mia campagna elettorale non si è mai fermata, io ho fatto 5 anni, ripeto, in mezzo alla strada e andando ad incontrare persone tutti i giorni. Sarà un'estate torrida. Torrida, torrida, ma noi abbiamo l'energia per sopportare il caldo torrido. Sentimi, si dice che, voci di corridoio, perché ancora non hanno ufficializzato, per Salvini ci sarà l'ex senatore sindaco di Carovigno Vittorio Zizza, per Fitto, se non vado errato, Maurizio Friolo, che ha tanti amici, poi ci sarà Cianaro, se non vado errato, per Fratelli d'Italia, il PD ancora non si sa. Beh, tanto rispetto per tutti, io faccio il mio lavoro. Ovviamente sono persone che in politica ci stanno da una vita e che quindi meritano il rispetto per il lavoro che hanno fatto. Io continuerò per la mia strada per portare Mesagne di nuovo all'interno del Consiglio regionale. Siamo per concludere, dunque, la presidenza della Commissione, della quinta Commissione, ambiente.
i risultati, l'ultimo me l'ha raccontato, è stato un impegno notevole. Assolutamente, anche perché non è solo commissione ambiente, ma è commissione ambiente, urbanistica, lavori pubblici, trasporto pubblico. Una commissione, commissione che vi complicata. Ha fatto fare tante esperienze. Assolutamente sì. In 5 anni ha accumulato esperienze. Non solo, abbiamo lavorato molto perché siamo in ordine di produzione, diciamo, di commissione, siamo la seconda commissione che ha prodotto di più nell'intera legislatura. E voglio ricordare che io sono presidente da 3 anni, quindi sì, infatti, sì, e no. Mi distanziano 100, diciamo, protocolli da quello che ha fatto Donato Pentassuglia, che è un decano del Consiglio regionale, che è un grandissimo politico, e io sottolineo questo fatto perché mi è stato molto vicino, ma ha veramente delle qualità che ha dimostrato, e che, voglio dire, non serve la mia parola, però no, sono i fatti. Abbiamo prodotto molto e a breve ovviamente offriremo a tutti la conoscenza di tutto ciò che abbiamo prodotto in questi anni di presidenza di commissione. Michele Emiliano invece che cosa ha prodotto? Michele Emiliano ha lavorato nelle difficoltà di una crisi economica, ha lavorato su, parliamo di sanità, su quello che era stato distrutto, cercando di costruire un senso e dare un senso logico a quello che era la sanità. Ci saranno delle novità brevi. Io ho parlato con Montanaro, che è il direttore del dipartimento, che mi ha dato alcune notizie che non dico in anteprima, ma ci saranno delle novità anche per Mesagne. Ha lavorato nelle difficoltà la Xylella, voglio dire, è un'ira di Dio che ha ucciso, voglio dire, parte del territorio. Poi è durato il Covid. Il Covid è stato però un banco di prova forte a cui Michele Emiliano ha saputo rispondere dando sicurezza all'intera regione. Perché fosse arrivato come in Lombardia il Covid qui, adesso saremmo veramente nei guai. Perché Mesagne ti dovrebbe rivotare? Perché? Mesagne intanto deve votare un mesagnese, votare un mesagnese che ama questa città, un mesagnese che non si è risparmiato, che è stato sempre disponibile e sarà sempre disponibile, perché caratterialmente noi siamo così e nessuno ci può modificare. Bene, Mauro, noi ti ringraziamo, è inutile riconfermarti la nostra stima, è inutile anche riconfermarti che questi studi, col permesso di Carlo Di Battesi, sono a disposizione per la bellissimi campagna studi, elettorale. Devo dire. E naturalmente noi ti auguriamo per te, per la Puglia, per Mesagne se vogliamo. Assolutamente. Bocca al lupo. Grazie a voi.